Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo avanti su Euro Truck Simulator 2. Allora, avevamo finito di fare una corsa e il nostro camion quant'è? È distrutto al 2% e abbiamo da fare la sosta di riposo prima di partire. Quindi io dicevo di andare subito a cercare un posto per andare a dormire. Vediamo se lo trovo qua in vicinanza. Vediamo. Un attimo, per dormire un posto ci serve qua, quindi mettiamo qua, messo che uno più vicino non c'è, no, quindi mettiamo qua e andiamo a dormire, È ora a di andare. riposare. Sono 13 km, neanche tantissimi. Dov'è l'uscita? Ok, di là. Ok, raga, sono arrivata. Perché non mi fa, scusa, fermare a dormire? Ok, dormiamo, riposiamo. Il tempo necessario. Perché non me lo fa fare? Ok. Boh, ti stai riposando. Si fa buio nel frattempo, sono le 22 e 26 minuti. Adesso vediamo un attimo delle offerte di lavoro che possiamo fare. Lavoro autonomo. Siamo all'origine, che sia più vicino possibile. Ma perché è da più lontano? Quella più vicina io voglio. Ho sbagliato. Ok, dovrebbe essere quella più vicina qua. Sì, in effetti quella più vicina. Questo prendiamo 18, 22. Qua mi sembra interessante. Dai, andiamo a prendere Mettiamoci al lavoro. il carico. Dov'è la mappa? Dove devo andare? Che devo andare di là. Come detto, fa buio, non si vede niente e guideremo così. Era sto qua, che scade pure tra poco. Non ho letto. Vabbè, ah, guadagno 4.435. Tempo 7 ore 41. Voglio solo vedere la distanza. Ah, 167. Oh, siamo sempre lì. Pure corta la distanza. 19 tonnellate. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Una valvola ad alta pressione. Ma andiamo a prendere. Ah, è qua. Ci facciamo questa breve corsetta. Vai. Ok, sì, e Ok, possiamo andare. andiamo. Chilometri Prepararsi a siamo. voltare a destra. Voltare Ah, a destra. 2,43, si volta a destra. Prepararsi a voltare a destra. Qua c'è ancora la polizia da ieri. Prepararsi a voltare a destra, anche qua. Voltiamo Voltare a destra. a destra. Spero non arrivi nessuno. Infatti non arrivava nessuno. Vai, accelera. Quindi da quello che ho letto era 19 tonnellate, no? Sì. È abbastanza pesante. Ma ce la facciamo. Prepararsi a voltare a destra. Anche qua voltiamo a destra. Voltare a destra. Più piano. Andare Così dritti. almeno saliamo un po' e andiamo verso l'ovest dell'Europa. Dopo questa spero di trovare qualcosa da andare verso l'ovest.
avanti. Ne mette 50, non so come mai. Questo è un tunnel? Sì, non si vede niente. Però non ci sia qualche velox. Ma perché 50? Qua si può andare anche 90. Ok, qua inizia ad essere un po' più difficile invece. Ok, 80 qua almeno. Devo andare dritto. E se dobbiamo fare 150 km ci mettiamo un po', per farli su questa strada qua. E andiamo. Fa buio tanto, sono le 23, ancora un po' di ore dobbiamo guidare col buio. Ok. Prepararsi a voltare a sinistra. Qua dobbiamo voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Ok, voltiamo a sinistra. Ma dove qua? Dammi la precedenza, bravo. Ok, questo cos'è? No, per rifornire di benzina, ma noi non ne abbiamo bisogno. Beh, 130 km. Però calcolando i chilometri e 22 euro al chilometro è tanto. No, 22 centesimi cos'era? No, 22 euro forse. Sì, 22 euro. Beh, almeno aumentiamo un po' anche. Aumentiamo un po' anche la nostra esperienza. Così facciamo tragitti più lunghi. E boh. Qua è sempre 80, ma io vado 88, 90 qua ci sto andando. Spero di non beccarmi molte. Tenersi a destra. Teniamoci e poi a uscire destra. A destra. Questa era una strada extraurbana, penso. Quello uscire, uscire a destra. Ok, usciamo come ci viene indicato. Qua è 50. Quindi diminuiamo. Siamo pleben. Non so se si legga così, Ci ho provato. Ci ho provato, quindi... L'importante è quello. Allora andiamo. Dobbiamo attraversare questo paese. Prepararsi non proprio a voltare in centro, a sinistra. Ma quasi. Per arrivare a destinazione. Voltare a sinistra. Qua a sinistra. Frena, frena. Ok. Sì, praticamente prepararsi a voltare a destra. Pleven o Pleven. Boh, non lo so come si legga. Voltare a destra. Voltiamo a destra. Quella è una d'aste davanti, penso di sì. Dacia d'aste. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Qua voltiamo a sinistra. Ah, ma c'è il semaforo, aspettiamo, dai, fatti verde. Voltare a sinistra. E non ci ha fatto verde. Ok, adesso ci va verde, vai. Perfetto. Andiamo.
andiamo verso la nostra bella destinazione. Quello è un velox? No, è un cestino. Cerco di guardare il più possibile per non beccarmi le multe. Qua abbiamo la precedenza, da come ci viene indicato. Possiamo andare. Ma perché 50? Qua ci può andare leggermente più veloce. Qua la rotatoria è la prima uscita. Però il navigatore non lo dice. Andiamo dritto. La strada è libera, come vedete. Dal mio lato, dall'altro opposto, no? Qua entriamo in un altro paesino. No, è 90 qua. E andiamo. Questo è un extra urbana, penso. Ancora 80 km. È mezzanotte, 3 minuti. Qua 90, il limite è 90, è il massimo che sto raggiungendo, schiacciando al massimo. Da qua siamo a 200, no, 341 km con questo camion qua. Allora vi dico quello che ho intenzione di fare. Adesso appena c'è possibile farò un altro prestito di 400.000 euro. Mi ingrandisco il garage e mi prendo un altro camion o due camion. Adesso valuto se riesco a prenderne due e assumo due operai guidatori, come si chiamano, autisti. No, ma dai, l'ho sfiorato. Vabbè, dai, comunque qua dobbiamo voltare a destra. Cos'è? Prepararsi a voltare a destra. Ok, diminuiamo un po' e voltiamo a destra. Voltare a destra. Ok. E andiamo. Abbiamo ancora 1219 litri di benzina, da quello che leggo. Che prepararsi a voltare a sinistra. 400 km sono più o meno. Qui a sinistra. Voltare a sinistra. Ok. Togli la freccia. Prepararsi a voltare a destra. Ancora a destra, mettiamo la freccia. Voltare a destra. Vabbè, ho fatto una scorciatoia. Comunque quello era un punto di riposo. Andiamo avanti, vediamo dove questo posto non è in un... è per la nostra strada, non entriamo in un paese proprio. Quindi siamo vicini. Però ci mettiamo abbastanza, se... cioè, per adesso ho visitato la Romania e la Bulgaria. Sono abbastanza complicate come strade. Cioè ci mette abbastanza tanto fare 200 km per esempio. Invece se vai in Italia, Ungheria, altri posti, adesso non so, Francia, c'è praticamente tutta autostrada o la maggior parte e arrivi subito. Dobbiamo voltare a destra qua. Voltare a destra e poi voltare a destra.
a destra. Poi voltare a destra. Ok, qua. Andiamo piano perché è chiuso, lasciamo aprire. Ok. Comunque, oltre a quel piccolo incidente, prepararsi a voltare a sinistra. Un altro veicolo che voltare ho appena toccato. A sinistra. Sì, volto a sinistra. Non ho preso multe, che è una cosa positiva per me. Quindi adesso voltiamo a sinistra. Ok, è lì al fondo. Voltare a sinistra. Piano, devo prenderla piano. È larga. Finalmente, siamo arrivati. Ok, vediamo dove devo metterlo. Andiamo sempre sul sicuro. Ok, subito lì. Confermo. Andiamo dall'alto e vai. Ok raga, dopo tanta fatica ce l'ho fatta, si sta staccando. Allora, ho fatto un danno dell'1% senza rendermene conto, ma non viene contato, meno male. Comunque abbiamo 168 km, 4324 di soldi, più 111 livello carriera. Buono, quindi continuiamo. Mettiamo sempre lungo raggio perché è giusto sia che io faccia così, così posso fare anche tratti molto lunghi. Vediamo le offerte di lavoro. Solo un attimo, autonomo. Diamo un'occhiata solo. Origine. Sì, ma origine da lì. Perché mi dà quello lì? Sì, ma io volevo vedere l'origine più vicina, che è quella lì, ma non penso proprio sia quella. Perché se io adesso vado qua, vediamo. Vediamo cosa ci offre sta compagnia qua. Ok, usciamo. Giriamo. Vediamo un attimo le offerte che ci offre questa compagnia qua. E vai. Qualcosina ci offrirà. Ok, lavoro autonomo. Vedi, ci sono già due. Ecco, tipo sta qua mi piacerebbe. Andiamo verso il su. Questa no. Questa qua penso prenderemo. È abbastanza lunga, sono 528 km. Complicata anche, ma almeno andiamo verso l'ovest della Romania e poi andiamo verso l'ovest ancora di più. Comunque, io il video lo concludo qua, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciate un commento con cosa volete che io faccia. Grazie a tutti della visualizzazione e buona giornata o serata.